I dati sono eloquenti. Secondo l'Istituto Superiore della Sanità, in Puglia il 15% degli adolescenti è rimasto vittima di bullismo e cyberbullismo. E ancora, nel mondo uno studente su tre, tra i 13 e i 15 anni, ha vissuto esperienze di bullismo. Numeri che certificano di fatto il percorso di un fenomeno in preoccupante crescita. Ma dietro questi numeri ci sono i volti e i nomi di chi ne ha passate tante, come Marco, preso di mira dalle elementari perché viveva al nord e la sua famiglia veniva dal sud. Mi insultavano perché ero sovrappeso, così mi sono chiuso in me stesso e sono arrivato a pesare quasi 100 kg. Gli effetti del bullismo sono deleteri e hanno implicazioni sulle relazioni sociali delle vittime, che si sentono braccate, perseguitate, isolate e senza speranza. I volontari della comunità di Nardò, dei Testimoni di Geova, hanno provato a far luce su questo fenomeno, dispensando utili suggerimenti grazie alla mostra Vinciamo insieme il bullismo e il cyberbullismo, inaugurata al chiostro dei Carmelitani di Nardò. È molto importante fare eventi come questo perché ci teniamo a sensibilizzare appunto le famiglie, i ragazzi, a cercare di capire che il bullismo è un evento insomma importante. All'iniziativa hanno preso parte numerosi studenti salentini che sono stati accompagnati in un singolare percorso sociale e culturale attraverso alcuni pannelli esplicativi che hanno posto l'accento non solo sulle vittime di questo deprecabile fenomeno, ma anche sugli stessi bulli. Può essere un aspetto fondamentale perché? Perché se aiutato da giovane, sicuramente quando diventerà adulto non avrà questo atteggiamento di prepotenza, quindi le istituzioni, le famiglie, i genitori, la scuola possono fare molto per aiutare questi ragazzi. I danni più pericolosi correlati al bullismo sono di natura psicologica. Mal di testa, dolori allo stomaco, mancanza di appetito e disturbi del sonno sono all'ordine del giorno. E c'è anche chi decide di farla finita. Un genitore che osserva suo figlio sicuramente può percepire se è stato vittima, quindi avere un dialogo aperto con il proprio ragazzo, la propria ragazza, insomma il proprio figlio. Non tutto è perduto però, i bulli si possono mettere capo senza fare a pugni, come basta non reagire, e questo l'assunto da cui parte questa manifestazione che fa leva sui dogmi della Bibbia. Se rimani il più calmo possibile o almeno dai l'impressione di esserlo, i bulli potrebbero lasciarti in pace. A supporto di tale teoria anche una lavagna animata, utile a scoprire come e perché nasce il bullismo e come comportarsi se ne resti vittima. L'occasione è felice perché ci permette di comunicare alcuni principi tratti dalle Sacre Scritture che offrono dei suggerimenti di carattere pratico, per esempio invitano ad evitare lo scontro fisico con le persone che sono evidentemente prepotenti, oppure di far scivolare l'argomento su temi umoristici in modo da spezzare un pochettino la tensione che può essersi creata. La mostra gode del patrocinio del Comune di Nardò, che ha voluto assecondare questa importante iniziativa sociale. Abbiamo immediatamente accolto l'iniziativa venuta da questa associazione di amici. Sono temi caldissimi ormai all'ordine del giorno e il coinvolgimento di tante scolaresche provenienti da tutta la provincia. Crediamo insomma che fosse assolutamente necessario.